Anche se un Natale con le restrizioni è stato un bel Natale, soprattutto un Natale sereno da parte mia, soprattutto con nappe spriegge fatte su Facebook, perché i cognate non si potrò uncere. Ma quanto saranno dispiaciuti che non sono potuti andare nelle case degli altri a cuffolare sul tuo culo un grasciato un tesiege senza muoverlo più. Come sono dispiaciute che sa di stare a casa. Una mia cognata sola, mia cognata Ada, ha fatto gli anelletti al forno e li ha messi su Facebook. Sembravano anelletti che galleggiavano nel fiume Oreto. Ma avete visto mai anellette che galleggiano un to' suco? Che schifo! Vi pare che me lo dimentico? Io l'anno scorso in spregio che mi facessimo su Facebook per vigiliare Natale con i funci puoi, come sarà così, capizza tutte capace vapora così, tutti riuniti che caetente mano per fare spregio a mia. Stanno vivo male e il prossimo anno ancora più male. Quest'anno, anziché le loro foto, hanno deciso di mettere quelli dei mariti. Poveri piccoloni, mischinetti. C'ho io un cugnato, che ve l'ho detto l'altra volta, pare un schippione tanto. Mi scantavo quando l'ho visto. Cioè, chissà, c'aveva bisogno di essere punciato capo la biglietta, vuoi dire? E metti a tuo marito su Facebook. Come mai non ci siete voi? Come mai? Per me invece questo Natale è stato veramente molto rilassante, senza discorsi, in famiglia, di una tranquillità unica. Sbalzavamo di qua e di là, gabinetto, divano, cucina e gabinetto, capi? Sempre in questo, senza nessun discorso. A che care che giochi con io, Samara, con chi subito che giochi te cari in terra? Subito però, subito! Ma neanche gli auguri ho ricevuto, nessuna telefonata, solo una, verso le 4:15, era la signorina di una compagnia telefonica, ci disse, signori, pure per Natale c'è un picchetto con saponorino. Per me, dicevo, è stato un giorno di preghiera. Di Natale ho fatto le mie preghiere, ho augurato tanto bene a tutte le persone sofferenti, a tutte le persone che soffrono, e poverieggi, cacinettante, a tutte le persone brave. Ho augurato a loro tanta salute e tanta prosperità. A tutte le persone del mondo, a tutte, capito? Anche alle persone buone di cuore. Quindi dalla preghiera, poi passavo alla voce preghiera. Io ne ho due tipi preghiere. Verso le 23:30 pigliavo un libro onivoro e cominciava a ghiaccare sti macchine qui. Mia figlia Samara, anzi, mi ha rimproverato. Dice, mammina, ma pure per Natale? Dico, pure per Natale? Ci si picchi? Che cos'è? A Natale ci arrivano meglio. Meglio arrivano. Ci puoi da Babbo Natale. Loro che sono abituati a mangiare pesce nelle case degli altri, perché i case l'hanno chiuse e l'hanno pulite, quindi quando va mangiano in te case la lavuce, e gli parlano prima che i mariti, facciamo tutto pesce, quindi calamari fritti, gamberi fritti, a patrone casa mischina che li ospita, i tenne finisce, non terra tutto un sabato ruo, e gli mette una casa sotto sopra. Vedi se giù, pisto Natale, di casa di stare a casa, che di cavano sempre un pisce, calano sempre in mucca un pisce, che di cavano pisce, vedi se giù si fece un pisce, a pasta con pisce, un calamaro fritto, sì. Sappano fare, chi già sappa fare la pasta con la chialua, chi già mi sa la pasta, anellette che parevano salvagente, parevano che galleggiavano, mamma mia, lo schifo, che schifo. Chida, a mia carriera, mia cugnata, ogni tanto scrive assieme su di caniglia, qui manna si piglia, è rivolto a me. Ho capito, tali onne sono? Ave 6 anni che vi manno, tali onne sono? Qua sono, morivo, capito, un marrevare a me. Perché se due come morisci tu, pi, assura io fossi allo saio.
Nel libro delle astime, nel libro nero che ho io, che l'ho tutte segnate, me ne ritrovavo uno in più un nome, disse, ma qui mi spinniciava, che spesso ci sono i parenti, capì? Diceva, ma qui poi mi ricordavo che era un mobiliere, capì? E mi rompì un mobile. Nel libro delle astime ci mise pure che mi devono montare internet, avevo già un mese che non mi montano e hanno giorni che non mi chiamano più, può essere che c'è il reparo, può capire, mi sa che è cambiato compagnia. Inutile nasconderlo, inutile nasconderlo, io sono una persona buona di cuore, di animo, di tutto, do tutto. A chi mi vuole bene, a chi mi rispetta, capisce? Bi, come rispetta e mi vuole bene, mi può acchianare e ballare pure sopra, tacata, capisce? Ma come manca il rispetto e a come fa spregge, mamma mia! L'unica che mi mandano gli auguri è una mia cognata. Ecco, mi mandano gli auguri, ma io non ci rispondevo. Chissà se trova a Rovignone, su immagina lei, mi mandò gli auguri. A ci può dare, a ci può, chissà. A ci può dare, non si ci può stare vicino. A puzzi ci può da scalogna, che a Ginesci riscende, non è normale. E ora, con la pace della mia famiglia, vi saluto e vi dico buona domenica per... Scusate. Come fare, te c'è la famiglia là? Te c'è la famiglia là? A cominciò. Come fare, dico io. Come fare? Si è messo che beve e parla mozzo. Te c'è la famiglia là? Vi dicevo, scusate. E con la pace della mia famiglia... Vi auguro una buona serata e una buona domenica.